Buon pomeriggio a tutti cari amici e ben ritrovati in un nuovo video. Questo sarà un video misto di piccola spesa da Lidl e una spesa più consistente da acqua e sapone, perché c'erano delle offerte, ho guardato il volantino online e veramente c'erano cose che mi mancavano proprio che non avevo più. Ne ho approfittato e ci sono andata. E vabbè, cominciamo dalle cose minori, le cose più piccole di Lidl, che veramente ero andata da Lidl perché proprio sto di fronte a quel sapone. Ero andata che avevo visto la pubblicità che c'erano le canotte, tre canotte a 7 euro. Ci sono andata, le ho viste. A me non sono piaciute perché erano, sì, diciamo a costine, ma di un tessuto molto spesso e sembravano canotte da uomo. Erano color bianco, grigio e nero, aderenti, sciocche mi sono sembrate, perciò non le ho prese. Ne ho preso altre cosine, ma poche cose comunque da Lidl, perché non dovevo fare spesa, perché poi ci vado domani, vediamo, per delle cose che mi mancano. Niente, ho preso tre vaschettine di basilico perché mi voglio fare il pesto in casa. C'ho una bella pianta di basilico, ma quella non, diciamo, non la utilizzo tutta perché comunque deve ancora crescere. E per fare il pesto mi sono comprata direttamente il basilico così in foglia. Tre vaschette. Non mi ricordo quando sono costate, comunque da Lidl ho speso all'incirca 18 euro, ma io non lo so. Lidl mi sembra uno dei discount più cari. Da Eurospin non, mi prendo più cose con tutti questi prodotti, ma non lo so, comunque non ci vado mai, è stato un caso. Io ho preso tre vaschette di queste, poi ho preso la carta forno, quella in fogli da avere come scorta, perché ce l'ho iniziata, non so quanti fogli mi rimangono. C'avevo lo scontrino, ma non so dove andare a finire, sarà qua dentro. Comunque costa poco. Poi ho preso una confezione di tovaglioli di carta del marchio Loro Floralis, questa da 250 pezzi, dei semplici tovaglioli. Poi ho preso questo caffè ginseng, questo in buste, perché io lo utilizzo nella macchinetta in capsule, ma ho voluto prendere questo se non voglio fare così. Questo qua, caffè ginseng, io una volta l'ho preso, si apre la porta perché c'è vento ed era molto buono. E poi ho preso una confezioncina di panini per hot dog, questi della marca Certosa, sono buoni. Poi ne ho approfittato per prendere lo sgrassatore, questo qua di Lidl, alla Marsiglia. Io l'ho provato e mi sono trovata benissimo, veramente, sgrassa a fondo. E poi anche tanto di quantità, un litro. Bene, bene, mi è piaciuto tanto. Poi ho preso le veline, quelle là per... Io li uso anche per soffiarmi il naso, però anche per pulirsi, perché qui comunque c'è scritto veline cosmetiche, per togliere i residui di trucco, gli swatch si possono usare, ma io li utilizzo che me li metto nel comodino della stanza da letto la sera. E queste sono due veli, 150 pezzi. E poi ho preso, e mi trovo benissimo, ve l'ho già recensito, da avere di scorta perché ce l'ho iniziato, l'olio anticellulite alla betulla della Sie & Nature. Questo veramente levica la pelle, le cosce, e li rende lisce, senza gocce d'arancia, veramente col tempo si vede la differenza. Non toglie la cellulite perché non si può togliere, però raffina la pelle. E io infatti, perché altri oli non ne ho mai usata di anticellulite perché sono anche cari. La prima volta che l'ho preso mi sono trovata bene e così lo riprendo. Non mi piace l'odore tanto perché sa di erba, ma questo ci può passare. E poi ho preso i patch, i dischetti grandi, anche se non mi piacciono tanto perché non sono ben cuciti e si sfaldano, ma comunque mi trovavo lì, siccome sono grandi. Sono comodi perché una si strucca anche con uno o due, se no se una prende quelli piccoli ne devo usare di più. Poi
Allora, questa è stata la mia piccola, anzi avevo preso pure il hamburger di salmone impanato, ma è di là dai miei che poi domani lo dovrò fare. E niente, ora vi faccio vedere le cose da acquasapone. Queste le potevo togliere comunque. Ho preso cioè mio padre che sta venendo e sta fischiando. Ho preso le salviettine salvacolore, queste della Grey, che sono le originali. Zitto! E sono costate 1,99, sono 20 pezzi. Poi ho preso questa scopa che era in offerta, però non mi ricordo quanto è costata. Allora, io avevo lo scontrino, ma è sotterrato in fondo alle cose. Sì, vabbè, questa scopa è della Minerva, certo sarà un po' scadente, però si va utilizzando questa qua. Poi mi sono presa l'alluminio, questo qua era sempre in offerta della marca Frio, ed è buono perché mi sta finendo. Poi ho preso un piccolo mousse per pulire la terrazza ed era sempre in offerta, della Vertex. Poi ho preso un profumatore per WC, questo qua della Bref, che era in offerta 1,15 € qualcosa, nella profumazione floral, che non ho mai utilizzato. Ah, questi sono quelli migliori, perché di altre marche mi macchiano il WC e non durano, veramente fanno solo la cosa che mi macchiano il WC. Papà, stati zitto, scusate. Poi ho preso che c'erano in offerta i detersivi piatti, c'era questo in particolare, il sole, che mi pare che era 89 centesimi, mi ricordo così. E questo già l'ho usato e mi trovo bene, anche se i miei preferiti sono quello al limone, ma non c'era la versione al limone, forse era finita. Perché siccome la promozione d'acquasapone finisce il 23 o il sabato, perciò gran parte dei prodotti erano già stati presi, non li riordinano più naturalmente. Poi ho preso queste vaschette in alluminio usa e getta che mi serviranno se devo fare dei dolci, delle cose tipo a forma di torta della Frio. Non mi ricordo quanto sono costate. Poi mi sono presa una confezione, anche se non sono assai buoni, queste mollette che erano in offerta della Minerva e sono 20. Poi mi sono presa un duo maschera viso della Geomar, questa anti-age, che è molto, mi trovo benissimo, non mi fa allergia, e in 5 minuti tutto è fatto. E lascia anche un buon odore sulla pelle. Poi ho preso che era in offerta il mio amato Vanish in polvere, era in offerta, non mi ricordo a quanto, però conveniva. Poi ho preso due confezioncine perché da me ora iniziano ad esserci le zanzare e perciò fuori voglio mettere queste candele alla citronella che dovrebbero allontanare questi maledetti insetti. E questi qua, e ho preso queste qua con la terracotta, in vaso da terracotta, e non mi ricordo, comunque sono costati poco. Poi ho preso, mi serviva il detersivo liquido per la lavatrice perché ho il sole ma mi sta finendo. E poi ho il Dash in polvere che lo uso di più per le lenzuole, cose più così. Non lo uso tutti i giorni perché ho paura che si intasi la lavatrice, se no lo userei. E perciò c'era in offerta lava a 2,49 di prezzo e ho preso questa profumazione che l'avevano recensita bene in un canale, il canale di Pink Fashion 85. Lei dice che è molto buono e lo usa sempre questo detersivo. Io l'ho usato lava tempo fa. Ma diciamo che non mi ha fatto impazzire, era l'altra versione floreale. Questo è profumazione di Tropical. Vediamo come escono i tessuti. 2,49. Poi l'ho preso perché mi serviva un dentifricio perché mi sta finendo in offerta a 2,45 €. C'era questo qua che è una marca buonissima, Blank, Blanks.
ai carboni attivi, cioè il tipico dentifricio nero. Dovrebbe fiancare bene i denti. Vediamo, lo voglio provare. Spero non faccia puzza, ma e spero che mi escono più bianchi i denti. Anzi, ci escono anche a mio marito. Poi ho preso la ricarica per il bagno, per il profumatore bagno, questo della Hervic alla lavanda in fiore. Io preferisco la profumazione, quella ai fichi, fico e non so, però non c'era, mancava. Poi ho preso un pacco di cose da donna, lasciamo stare. Poi ho preso l'acqua distillata che io la consumo perennemente stirando, perché gliela metto sempre quando il ferro lo vuole. Questa qua, ho preso questa della Freccia Azzurra che è anche, diciamo, profumata. Poi una ricarica Borotalco della Roberts 89 centesimi. Noi lo usiamo tanto il Borotalco. Poi mi mancava, che proprio adesso mi è finito, l'ammorbidente. Allora, come ammorbidente Lenore era caro, non era in offerta, c'era il Mon Amour. Allora io ero mirata a prendere il Mon Amour, quello azzurro. Purtroppo era finito, infatti nello scaffale non c'era. Ho chiesto al commesso, ha guardato nel computer, nel cosino che loro hanno, e in giacenza nel magazzino non ne avevano più e non ne arrivano più perché ormai l'offerta sta finendo. Perciò mi sono dovuta adattare e ho preso questo. Mi pare che era 1,10 € a bottiglia. Oro e argan. Allora io l'ho sniffato e non è male la profumazione, però non so se poi usato in lavatrice nei panni resta qualcosa. Perché sinceramente non lo so, quell'azzurro è formidabile. Allora si sente di più nei panni lavati a mano, in lavatrice un po' si disperde, però io prendevo quello là non concentrato, quello nel boccione grande. Perciò non so, intanto lo provo, ne ho preso due bottiglie perché io l'ammorbidente non ne avevo, perciò ogni giorno a comprare ammorbidente. C'era la violetta, però non mi ha attirato, l'ho odorato, non mi è piaciuto, ho preso sempre lo stesso. Poi c'era quello per capi neri, ma non l'ho preso, sempre Ore Argan, 26 lavaggi, nei sogni. Questo 1 € mi pare 10, 19. Poi c'era l'offerta del detersivo pavimenti, fabuloso, nelle varie profumazioni, a 99 centesimi. Allora, questa è una delle mie profumazioni preferite. Poi c'è quella agrumi che mancava, io ne ho prese tre. Una bottiglia l'ho voluta mia mamma e due le tengo io. Una già l'ho iniziata oggi e questa è di scorta. Veramente mi profuma i pavimenti, ma soprattutto me li lascia lucidi. Certe volte ho provato anche altri detersivi, però non mi sono trovata bene, perciò cerco di comprare sempre questo. Poi vediamo quando posso iniziare ad andare a mare, ho visto che c'erano le offerte sui solari. E quello che diciamo costava un po' di meno, oltre al Coppertone, era questo dell'Ambra Solaire della Garnier, che sarebbe un'acqua UV, sarebbe protezione 50, viso e corpo, si può spruzzare sia in faccia, in viso, sia nel corpo. E con aloe idratante, perciò dovrebbe lenire i rossori dal sole, dovrebbe fare bene e si deve agitare. Questa è venuta sulle 7 €. Ora c'era la promo da quel sapone che se acquistavi con 15 € un solare ti regalavano il telomare. Io l'ho chiesto, però giustamente questo non è costato 15, ma comunque ho fatto una spesona. Ci ho detto, ma allora non mi tocca il telomare? No, no, perché devi spendere 15 € per i solari. Andate a quel paese a questo punto. Dopo che ho fatto tutta quella spesa, quella se era un'altra me la poteva dare, però che c'entra? E non me l'ha dato perché io comunque ci vado andando da quel sapone. Pazienza, non è che ho bisogno del loro telomare, però. Ma meglio che mi sto zitta, niente, ho preso questa. Che poi, diciamo, ti regalavano il telomare, ti facevano costare il solare 15 € quasi quasi ti facevano pagare anche il telomare, perché alla fiera comunque l'ho visto a 4 euro.
Perciò alla fine tutta questa convenienza alla fin fine non c'è. Poi, prima di andare da quel sapone, sono passata in un negozio biologico perché cercavo il burro di arachidi, ma quello naturale, senza schifezze all'interno. Ho visto da tempo che hanno aperto questo negozio di prodotti biologici, sia di cibo, sia di beauty, corpo, capelli e make-up. I prezzi sono esorbitanti, hanno Biofficina Toscana, Puro Bio, altre marche rinomate, proprio biologiche, però io alla fine ho preso solo questo, perché c'erano i prezzi molto cari. Mi serviva la schiuma per il viso, la mousse per il viso, per il lavaggio. C'era della Biofficina Toscana che costava tanto, sulle 15 euro, 14, e poi c'era il marchio Java che costava 12,50 euro. Ora, siccome io ero decisa ad andare da Lidl, perché avevo saputo che da Lidl c'era pure questa schiuma mousse per il viso, però alla fine non l'ho trovata e alla fine ci sono rimasta come una fessa. Ma comunque non è urgente perché ancora ho quella di Avon, diciamo che meno di metà, però. Poi si vedrà, se mi capita di andare da quelle parti me la prendo. Allora ho preso questo, peanuts butter, cioè burro di arachidi e vegan, sarebbe vegano, della marca Rapunzel. Boh, non dovrebbe avere schifezze, però qua vi posso leggere. Allora, ingredienti 90, 91%, non è 100% purtroppo. Sale marino, zucchero di canna e purtroppo olio di palma. Ora la signorina mi ha detto che comunque può darsi che è un olio di palma più raffinato, non lo so, le solite cose che dicono. Non avevano altro e l'ho voluto prendere, 3,85 euro. Vi farò sapere come mi sa. Io tempo fa l'ho comprato da Lidl quando c'era la settimana americana, ma dice che quello faceva male perché aveva troppe schifezze, però. Comunque sia, mi è piaciuto lo stesso quello. Mamma mia, ora vediamo come sa questo. E poi sono passata un attimo al centro commerciale da Icon, che mi servivano una cosa, anzi due cose. Un attimo, me li prendo. Allora, mi serviva una spugnetta tipo la Beauty Blender perché le mie si sono rotte e quella che ho, quella cinese, proprio è dura, troppo, non ho la forma adeguata, perciò era da tempo che la guardavo e ho preso questa qua, che poi non è proprio ovale, è piatta di qua, ma comunque è sempre sulle 8 euro è costata, giusto, però per una volta. E poi in estate io vi ho detto che non mi piace truccarmi, mettermi creme, perché se poi fa caldo forte mi si scioglie tutto in viso. Però ho visto un video di una mia amica, Crevis Girl, Lucia, anzi seguitela perché è troppo brava a fare video, appassionata di make-up, di beauty, veramente dà ottimi consigli. E lei in un video ha detto che usa in estate il fondotinta è compatto in crema e si trova non bene, benissimo. È coprente, veramente minimizza i pori, cioè leviga la pelle, più che levigare uniforma l'incarnato. Io ho preso questo, Compact, si chiama proprio così, Compact Foundation, fondotinta compatto in crema, il numero, se vi interessa, numero 15. C'erano diversi swatch da fare, diverse colorazioni. C'era una colorazione troppo scura. Ora io ancora non sono andata in mare ad abbronzarmi, però quella era un pochino scura e troppo giallognola. Allora la commessa mi ha provato questo e mi ha detto: per te vedo questo, è un pochettino più chiaro, però non così chiaro. Ora com'è sto coso? Qua c'è la spugnetta in dotazione, così. Ma dice si può usare anche il pennello, anche la Beauty Blender. Questo è il fondotinta in questione. Ora io non vi vorrei accecare. Questo di qua, che non è né chiaro, né troppo chiaro, né troppo scuro, uno e via di mezzo. Me l'ha provato qui e sembrava decente. Ora vi faccio un piccolo swatch.
Qua non si capisce. Non è che si capisce tanto, è questo. Forse è un po' rosato, non lo so. Comunque a me mi piace un casino, mi piace tanto, veramente. E questo era in offerta proprio oggi, era 6 euro e qualcosa. Ora lo scontrino dove l'ho messo, non lo so. Comunque, allora, questi erano tutti i miei acquisti tra Acquasapone, Lidl e Wycon. Mi piace un sacco questo fondotinta, infatti ne parlano tutti molto bene, perché comunque è tipo una piccola crema trasparente che ti metti in viso, perciò non dovrebbe, diciamo, appesantirti con il caldo. Perché io sempre un po' di coprenza, sì, c'ho pure la BB cream, però non copre tanto, diciamo uniforma un po', ma il fondotinta anche più leggero ci vuole, perché quello proprio liquido in crema l'ho dato a mia mamma e se lo mette lei, per ora io non ne uso. Va bene, se ne sono andati 21 minuti, fino ad oggi non ho mai fatto un video così lungo. Va bene, vi ringrazio di aver visto il video, spero che sono stata utile per consigli e cose di prodotti. Perciò, se ancora potete, fino a sabato c'è questa offerta da Acquasapone. Vi saluto e ci rivediamo presto. Ciao ciao!